Eccoci. Eccoti, ciao Fabio. Ciao Amneris, benvenuta alla Libreria di Sigillo. Grazie, grazie E dell'invito anche, un grandissimo onore. anzi, ringraziamo anche Pierri, dato che siamo in diretta, lo Liliana. sentano i nostri ascoltatori della Libreria L'Alchimista che ci ha presentato, mi sembra giusto. Sì, difatti, sono grandi amici per me. Sono stati veramente meravigliosi sempre, quindi Stiamo grazie collaborando anche con loro, con varie dirette che eventualmente potete seguire. Questo lo dico a tutti gli ascoltatori sulla nostra pagina, la Libreria Esoterica e Sigillo, su Apocalisse in Salotto di Anna Bellone. Bene, siamo in diretta con Amneris Tellaroli, con la quale parleremo di un argomento che ad alcuni potrà sembrare controverso, ma per una libreria esoterica non lo è affatto, e cioè la medianità, il contatto con, ad esempio, gli spiriti dei defunti o comunque con dimensioni altre rispetto a quella in cui siamo abituati a muoverci. Quindi, Amneris, se sei d'accordo, perché non spieghi, non ti presenti ai nostri ascoltatori e, se possibile, spieghi che cosa fai nella vita e quali sono le tue capacità medianiche. Sì, premetto che, scusami, mi sembra d'obbligo, premetto che sono un pochettino agitata, è la verità, Ah, scusami. stai tranquilla, Sì. tanto non c'è problema, stai tranquilla, qui siamo tutti professionisti, ti metteremo a tuo agio. Allora, beh, per parlare di me devo partire per forza, dalla mia nascita. Diciamo che sono nata un momentino difettata. Nel senso che quando io sono nata, mia mamma è morta, che avevo 33 giorni. E quello che io faccio oggi, praticamente l'ho sempre fatto. L'ho sempre fatto, ho sempre comunicato con mia mamma e pensavo che questa fosse la normalità in realtà, Fabio. Pensavo che lo facessero tutti. Ovviamente i Ecco. bambini sono molto più puliti, sono molto più semplici. E quindi mi sembrava strano, alcune situazioni che ho vissuto da bambina per me erano molto molto strane. Oggi ci rido, perché oggi in realtà ci rido, ma in quel momento erano difficili da capire, quando non so, mi portavano al cimitero a trovare la mamma e dicevo perché andiamo a trovare la mamma. Erano un po' ambigue per me, oltretutto non so, guarda in cielo che c'è la mamma e questa cosa la dico perché succede ancora oggi. Ecco, Guarda in questo è cielo. importante da ricordare ai nostri ascoltatori, che quello che può accadere a una persona che lo considera nella sua natura, quindi perfettamente normale, può agli estranei essere associata a qualcosa di soprannaturale, ma in realtà, da quello che capisco, non lo è affatto, o sbaglio? Credo che sia un talento che abbiamo tutti più o meno sviluppato. Quindi tante volte quando mi dicevano, non so, guarda in cielo che vedi la mamma, io alzavo gli occhi al cielo, poi la guardavo perché ce l'avevo di fianco in realtà. E ho sempre comunicato normalmente con lei, cioè non so, baciare la foto, sto dicendo queste cose apposta perché è una cosa un po' strana. Arrivavamo al cimitero, dovevamo baciare la foto quando io dicevo, boh, è qua perché devo baciare la foto. Quindi io sono cresciuta così effettivamente, sono cresciuta parlando con lei e con un altro amichetto di nome Marco. Era una condizione completamente e assolutamente normale per me. Cioè, era assurdo pensare che gli altri, veramente i grandi, che erano strani per me, mi dicessero di guardare in alto perché la mamma era su in alto, era su in cielo. Bene, adesso non sto ad entrare in tanti dettagli perché sai, sono magari possono essere noiosi. Poi magari anche sono, come dire, informazioni private, però in senso più ampio, magari anche senza parlare necessariamente della tua famiglia, possiamo dire che
di fatto la dimensione, se vogliamo, in cui i defunti si trovano ad agire e la nostra sono interconnesse, giusto? E lo Sono sono dall'altra parte del quotidianamente. cielo. Io non so, a volte dico guarda che sono qua, vivono con noi, sono in un'altra dimensione. Se ti è difficile pensare se è difficile pensare che sono in un'altra dimensione, immaginiamo che siano in un'altra stanza. Però la realtà dei fatti è che vivono con noi. Sono felici quando noi siamo felici e sono tristi quando noi siamo tristi. E spesso in questo cammino che sto facendo mi sono imbattuta in situazioni dove giustamente, perché ora non sono più quella bambina che non capiva come mai, cioè tanto era lì la mamma, cosa mi interessava a me. Ovviamente adesso sento il distacco. Poi mio padre quando avevo 9 anni e mezzo si è risposato e l'anno scorso è mancata quella che è stata la mia seconda mamma, per cui io so cos'è la sofferenza del distacco. Certo. Oggi la conosco, però la loro gioia è veramente la nostra. Quando noi siamo felici, loro sono felici. Io con questo non sto rinnegando il fatto che sono stata male quando mia mamma se n'è andata. È ovvio, non avevo più i suoi abbracci e i suoi baci, i suoi sguardi e tutto quello che faceva parte della nostra relazione. E riguardo al, tu dici che ovviamente c'è un'empatia con i defunti, nel senso che c'è una connessione empatica che proviene dal cuore, dal sentimento, ma molte volte ci sentiamo anche dire che essi ci guidano alcune, o Spesso. consigliano quantomeno alcune azioni della nostra vita. Questo, nella tua esperienza, corrisponde a realtà? Assolutamente sì, la differenza la fa la nostra apertura. Allora, se una persona è nell'accoglienza, loro ci aiutano molto, riescono ad aiutarci molto di più e se ci pensi, questo è matematico, nel senso che se io sono aperta nell'accogliere, un consiglio, un aiuto, qualunque cosa, l'aiuto mi arriva, il sostegno mi arriva. Ovviamente se io chiudo la porta di casa e lascio fuori tutto, loro non possono fare nulla per noi, ma ti assicuro, che, hanno una grandissima capacità di aiutarci. Non solo, quello che io vedo, nelle persone è che po ci portano anche guarigione. A volte ci Ecco. sono cose, questa è un, devo essere, scusami la mia sincerità, è una cosa. Ricordiamo queste cose perché sono importanti. A volte c'è molto una misconoscenza di quello che accade nel mondo della medianità. Quindi mettiamo i puntini sulle i. Ecco, l'ho vissuta anch'io questa, perché poi ho fatto un lungo periodo tenendolo fuori da me tutto questo, quindi il fatto che non bisogna disturbarli, difatti è una battuta, ovviamente non risponde alla verità, ma di solito quando mi dicono così col sorriso, non sono io che disturbo loro, ma sono loro che vengono da me, nel senso che io non chiamo nessuno, perché sono loro che si presentano, a volte se ne presentano anche parecchi, che vogliono comunicare con il proprio caro. Quello che ti stavo dicendo prima, della guarigione. Allora, noi Sì. viviamo in un paese cattolico. Possiamo esserlo o non esserlo, ma L'ho notato. le nostre basi sono queste. Possiamo dire io non sono cattolica, ma le nostre basi sono queste. Ciao Eli, ciao Ecco. Elisabetta, grazie. Saluti. Nel frattempo salutiamo anche tutti quelli che ci stiamo ascoltando. Io intanto faccio comparire i loro commenti. Però noi abbiamo come base questa educazione del senso di colpa, della paura, del non chiedere, Certo. e penso anche che se siamo nati in questo paese un motivo c'è, nel senso che abbiamo tutte le carte in mano per superare questi ostacoli, ma dobbiamo liberarci da questa rete Da che ci è stata un'oppressione, direi quasi. sì. E quando loro vengono a parlarci, quando comunicano con noi, sono nella verità e ci liberano da tante cose, magari non dette nella vita.
Non so come, allora arriviamo da un'epoca comunque dove i genitori magari a volte erano un po' difficili. Io ho 54 anni, non sono una bambina, quindi io sto parlando di quando ero piccolina io, non so, i genitori erano molto chiusi, Brigidi, ma certo. sì, col giudizio, ma perché l'avevano subito da loro, cioè non è che neanche La io sono genitore. trasmissione, certamente, che di generazione in generazione. Bravo. E questi giudizi che tante volte noi diciamo, io a volte ho davanti le persone, sì, ma non deve chiedere scusa, non è un problema. No, è un problema, perché nel momento in cui, cioè, il problema esiste, perché nel momento in cui tu accetti le loro scuse e liberi qualche cosa, liberi un'energia, che è un'energia di guarigione. Sono cose che a volte magari risalgono anche a fatti che le persone a volte quando le ho davanti non si ricordano neanche, perché non è tutto così matematico. Noi cerchiamo di giustificare i nostri genitori, io stessa, perché sai che l'hanno fatto con amore, ma è quell'amore che legava. Sì, che radicava un amore, come dire, non voglio usare la parola parassitario, però ci si avvicina, per così dire, un amore possessivo. Giudicante, Giudicante. ossessivo, che tende a incamerare in sé, a riprodurre gli Sì. stessi errori nella. L'educazione è che non devi chiedere, non devi voler le cose, devi essere umile, ma non è questo quello che ci stanno chiedendo loro. Quello che dicono loro non è esattamente questo, è una cosa completamente diversa. Io ti assicuro, Fabio, che le persone che ho davanti, quando sono aperte e raccolgono, escono con una faccia con occhi diversi da quelli che sono, da come sono entrati. Sì, c'è una domanda di Antonio che nel frattempo saluto. Immagino che anche nei sogni abbia questo rapporto con la madre. Se sì, c'è una differenza con la visione nello stato di veglia? È abbastanza complessa come domanda, Antonio. No, in realtà è molto semplice. Ciao Antonio, grazie per la domanda. No, non ho mai, io ho sempre avuto un rapporto diretto con mia madre, non nei sogni. No, quindi non, in realtà non trovo differenza perché non, è sempre stato un rapporto molto vivo. Conscio, diciamo che tutto questo avviene nello stato di veglia, in uno stato di coscienza e non a Assolutamente sì. livello subconscio. Esatto, esattamente. Questo non vuol dire che io non faccio sogni e tutto quanto, però, e a Vabbè, volte mi certamente. capita di aver visto, ad esempio, un mio carissimo amico in sogno, ma era completamente diverso, nel senso che non era un dialogo, era lui che diceva alcune cose, in realtà mi stava solo dicendo che stava bene. Aveva una camicia bianca e nel sogno trasmetteva alcune informazioni perché era morto con grande sofferenza. Grazie a te, Antonio, in realtà. Però ecco, quello che io faccio lo faccio con grande naturalezza. Una cosa che mi piace sempre dire. Non arrivo, allora io sono una grandissima lettrice, leggo tantissimo. A me piace leggere. Mi fa molto piacere, dato che sai com'è. Dall'altra parte c'è uno che ci campa su questo, quindi mi fa Esatto. molto piacere. Però io non arrivo da libri, No, cioè è questo infatti proprio lo te spunto. l'avrei domandato in seguito. La tua, come ci siamo parlati anche precedentemente, quella di Amneris è una facoltà spontanea che non nasce dallo studio. Quindi No, ma ci sono delle ricordiamolo. cose che facevo da bambina che adesso uscivo spessissimo dal corpo, era praticamente la normalità e oggi io non lo faccio più. Devo dirti la verità, non so come si fa, nel senso che non mi esce, non mi viene più spontaneo. So che ci sono corsi, però è una cosa che in questo momento mi interessa relativamente, mi interessa portare e nutrire. Questa parte di me che so che può nutrire molte persone. È un gioco di parole, però
lo scopo, secondo me, io l'ho sempre presa così, poi ti ripeto, recentemente ho capito che porta guarigione, ma lo scopo della medianità per me è quello di dire alle persone guarda che la morte semplicemente non esiste. Non esiste. In una frase possiamo dire di aver definito la medianità a questo punto. E mi sembra anche molto incisivo. La cosa bellissima, Fabio, che riesco anche a comunicare con i bambini che devono ancora nascere. Questo è veramente stupefacente. Ciao Aneta. Salute. Allora, ed è una cosa meravigliosa perché sono nello stesso posto. Quindi è difficile, allora proverò a tradurlo verbalmente, anche se è un po' difficile. Possiamo senz'altro dire che attraverso il canale del medium, il presente di determinate persone va a stabilizzarsi in uno stesso punto dello spazio-tempo, se vogliamo. Potrebbe essere una definizione a grandi linee, pseudoscientifica forse. I bambini che devono nascere, questa cosa mi è successa, in realtà è una cosa spontanea come la medianità, è successa rare volte, ma spesso sono per mano con i nonni, che magari o con qualcuno della famiglia. Io adesso dico nonni perché ricordo un episodio, ma sono vicino a quelli della famiglia. E in questo mi viene in mente una frase bellissima che mi dispiace non ricordo chi la disse, è un concetto molto bello, che noi facciamo parte di un albero e ci rincontriamo, anche le foglie che stanno che sono contrapposte fanno parte dello stesso albero e ci rincontriamo sempre. Quindi, se vogliamo, si può dire che la medianità ci insegna che la morte non esiste e di conseguenza non esiste il tempo. Non l'avrei detto, devo dirti la verità, ma non esiste il tempo. Lo devo dire io, perché di fatto se abbiamo sullo stesso piano che noi chiamiamo temporale persone che devono ancora nascere, persone che sono già vissute, di fatto il tempo è un'illusione che colpisce o le persone che non hanno spontaneamente sviluppato il tuo dono o le persone che semplicemente non sono abbastanza consapevoli e attente da notare questa verità. In sostanza, c'è un'altra domanda di Antonio che è super attivo oggi: queste capacità l'hanno facilitata o ostacolata nel suo vissuto? Allora, togliendo la mia infanzia, la verità è che ci ho fatto a botte un sacco di anni, ma un sacco di anni veramente. Ho fatto anni che quando si parlava di queste cose mi innervosivo tantissimo, ma è normale, eh? Poi l'ho capito con il tempo, in realtà è normale. Ho capito che io non potevo dar seguito a questi argomenti perché avrebbero svegliato in me ciò che io stavo schiacciando. Quindi parlavo, non so se posso dirlo perché è bruttissima, però ero cattivella, eh? Dicevo, quando qualcuno parlava di queste cose, dicevo, se vuoi, visto che il medioevo è finito, possiamo comunque accendere un fuochetto, ci posso pensare io. Cioè, era perché proprio io dovevo rinnegare questa cosa che mi apparteneva in un modo forte. Ho detto di peggio nella mia vita, quindi vai tranquilla. Grazie Fabio. Sarebbe un'altra domanda di Sara Peloso. Una persona dopo il suo trapasso può incarnarsi immediatamente dopo, grazie a Mneris. Ahia, questa è una domandona. Qui stiamo anche andando un po' oltre, nel senso che la reincarnazione adesso sicuramente ha delle connessioni con la medianità, però non so se nella tua esperienza personale spiegaci piuttosto se hai avuto anche questo tipo di esperienza, così magari puoi rispondere a Sara. Allora, partiamo dal presupposto che hai detto, che hai, il concetto che hai espresso tu prima, Fabio: il tempo non esiste, punto a capo.
Il tempo è un concetto che esiste per noi. Per me è che alle 8 devo fare questa cosa, ok? Che mi devo alzare alla mattina, per, ok? Quindi il concetto del tempo esiste per noi, a noi serve. Ci serve psicologicamente per compiere determinate. Noi oggi alle... È uno strumento. Esatto, noi oggi alle 4 dovevamo incontrarci qua, quindi a noi il tempo è servito, mettiamola così. La cosa che possono incarnarsi immediatamente, sì, può succedere. Alcune anime lo fanno. Allora, normalmente quando una persona trapassa, quando una persona rinasce, scusami, rinasce nell'altra dimensione. Torna a casa, normalmente c'è un momento di, chiamiamola guarigione, non so come chiamarla, un momento di presa di consapevolezza, ok, per queste persone. Quindi c'è questo momento in cui le persone sono dall'altra parte, rimangono in quello che noi chiamiamo l'altra dimensione. Alcune persone però si incarnano quasi nell'immediato possono. Può succedere. Esistono quindi delle, se vogliamo, delle, non arrivo a chiamarle leggi che regolino questo processo, ma Esatto. comunque ci sono delle cause, diciamo così, che determinano il fatto che una persona si incarni immediatamente o meno. Guarda, intanto delle regole ci sono anche di là, Ecco perché appunto, a volte spieghiamolo. mi è successo che una persona voleva sapere qualcosa e il defunto, dopo aver parlato, lo spirito, dopo aver parlato per un'ora, dicendo un'ora per dire, per aver parlato per parecchio tempo, dicendo cose particolari, ecco, quella domanda non rispondeva. Quindi diceva che proprio mi diceva che non poteva dirlo, anche perché c'è il libero arbitrio, ci sono un sacco di cose che dobbiamo tenere in considerazione. Non è così semplice. Le persone incarnate possono parlare ancora, perché io sì, perché la nostra una parte della nostra essenza rimane e quindi può venire a parlare con noi e si possono rincarnare subito. Oh, sì, in effetti, può succedere questa cosa. Non ti sto dicendo che è la norma, però è una cosa che può succedere. Ecco, tu sei, ovviamente, a te è capitato, questo è una mia curiosità, voglio dire, tu potresti con le tue facoltà riconoscere di conseguenza una persona che si è immediatamente reincarnata, ti è mai accaduta un'esperienza di questo genere? Il riconoscere un essere appena nato. Come dire, e sapere che è la reincarnazione di magari di un defunto con cui aveva intrattenuto rapporti. No, questa cosa non mi è mai successa, però ti racconto una cosa che è successa a me personalmente, che è molto particolare. Ti ripeto, mia mamma è morta che avevo 33 giorni, un paio di anni fa, credo. Scusami, io e il tempo abbiamo un rapporto pessimo, No, quindi non lo dire io, a me. ecco, io dico l'altro giorno per dire tempo fa, vabbè, comunque un anno, un po', X tempo fa. Mi è successo di parlare con mia mamma biologica, ok, quella che è morta dopo 33 giorni, sapendo che lei era una bambina di 8 anni. E quindi per così dire. secondo me era incarnata, sta vivendo in una zona tipo India, Nepal, non te lo so dire bene, non so identificare, non sono riuscita a identificare. Identificare il luogo, ok. Esatto, no, non so dire abita in via. Vabbè, non esageriamo, a volte, come dire, le visioni possono essere, come dire, vaghe, naturalmente, non stiamo parlando di, cioè, accendere un navigatore e vedere quale Bravo. strada si deve fare.
stiamo parlando di un mondo che è etereo, che si Sì, a volte trova. hanno dettagli disarmanti, eh? E A volte c'è precisione invece. sì, in rapporto allo spirito. Perché ci sono degli spiriti che sono molto precisi, per cui ti danno dei dettagli che la persona dice ah. Cioè, vedi che sono dettagli disarmanti, sono dettagli proprio, cose particolari. A proposito di questo, Amneris, io come nel mio lavoro ho notato che è una domanda che volevo farti, la paura. La maggior parte dei miei clienti ha una sorta di terrore atavico di queste tematiche. Non sto parlando soltanto dei libri, ma anche delle classiche sedute spiritiche, della medianità, della comunicazione con i defunti. Cioè, il mondo dei defunti terrorizza le persone, io credo, poco informate. Come lo spieghi? Intanto mi confermi che questa mia sensazione è vera, voglio dire, la maggior parte dei miei clienti non vuole nemmeno sentire parlare di queste tematiche, eppure ci stanno ascoltando in parecchi contemporaneamente. Sì, allora, secondo me questa cosa risponde a due situazioni diverse. Una, il paese in cui siamo nati, appunto. E ritorniamo lì, Ritorniamo sfortunatamente. lì. Questa cosa che i defunti non vanno disturbati. Una volta una persona mi ha chiesto se li chiamavo e io sono scoppiata a ridere perché mi immaginavo. Yuhu, c'è nessuno. In realtà si presentano e con molto piacere, e ti devo dire la verità, il giro è al contrario di quello che pensiamo noi. Non è la persona che viene da me, ma il mondo dello spirito che le manda da me. Perché? Intanto io vado bene per alcuni, non vado bene per tutti, è naturale. Ok? Quindi per il mondo dello spirito, per quelli del mondo dello spirito dove io vado bene, cercano di mandare da me queste persone. E la paura che normalmente persone hanno, io credo che sia proprio la paura della morte. Tante volte mi dicono, oddio, ma non hai paura a vederli? No, meno male che li vedo, sennò con chi parlo? Cioè. In effetti, dopo li scadiamo anche nella psicopatia, perché io credo che ci siano anche persone che credono di vedere cose e credono di parlare però, tra quello che insomma, crea la nostra mente e quello che esiste oggettivamente, c'è anche lì un bel velo che talvolta le persone non sono in grado di diradare. Lo sai Però perché? questa. Perché non si va mai fino in fondo. Perché noi, no, perché noi, perché allora, siccome abbiamo paura di quello che abbiamo, del potere che noi abbiamo dentro, a volte rimaniamo in superficie. La superficie ci dà l'idea di conoscere, di sapere, di vedere cose, ma in realtà non stiamo andando fino in fondo. Perché ne abbiamo paura. Ognuno di noi ha un potere forte, ognuno di noi è un essere speciale. Una cosa che io dico sempre, Fabio, che tutti abbiamo un talento, anche chi fa il pane e lo fa con amore, è un talento meraviglioso, è meglio del mio, perché quella persona manda amore sulle tavole ogni giorno. Quindi tutti i talenti portati con amore hanno un potere pazzesco. Tu credi che una persona, tu hai sviluppato spontaneamente dalla nascita questo talento, ma tu credi che questo stesso talento possa essere acquisito, non dico attraverso lo studio o la pratica, ma magari attraverso una particolare apertura mentale, attraverso una maggiore consapevolezza, se vogliamo. Credi che sia possibile? Non so se la mia risposta piacerà molto. Allora, io, ognuno di noi ha il proprio talento. Io se mi dovessi mettere a suonare il pianoforte, non sarò mai Mozart. Ma sicuramente con la
Ma questa cosa è difficile per me da dire. Allora sembra che io stia dicendo: guarda che io sono no, io sono negata in tantissime cose, ok? Dove altre persone molto facilmente lo fanno. Io guardo e dico: ma come ha fatto? Impossibile, non ci Stiamo posso parlando di credere. una capacità, io so suonare il basso, io so vendere libri, la persona che passa qua davanti sa vendere, hai capito? Capacità ce l'abbiamo tutti, ce Esattamente. l'abbiamo tutti. Poi ognuno di noi ha il proprio talento da portare avanti. Io credo molto questo. Il fatto della connessione, di riuscire a connetterci, ce l'abbiamo tutti. Non siamo tutti. Allora, se tu mi dai in mano un mazzo di tarocchi, io dico: bello, cosa faccio? Cioè, a me i tarocchi non parlano neanche se mi metti un megafono. Ci ho provato, non pensare. Ci Ci ho credo, ci provato. credo. Ma Qui sono mi l'articolo più venduto in assoluto, quindi. è questo quello che io voglio dire. Cioè, io ci ho provato e su 100 volte che ci ho provato, un quarto una volta ho sentito una risposta e l'ho data ed era giusta. Cioè, ma un quarto. È un po' più fortuna che altro, ma se io mi mettessi a lavorare sui tarocchi, che comunque sono un mezzo meraviglioso, Oh sì, questo sono un assolutamente. Però diciamocelo, ognuno deve capire qual è la sua natura e seguirla. quello Diciamolo che volevo dire. chiaramente. Cioè, da quello che mi dici comprendo che sebbene tutti nascano con queste capacità, soltanto alcuni che riescono a riconoscerle possono svilupparle a tal punto da poterle utilizzare come fai tu, esattamente come un qualsiasi altro strumento, le rune, i tarocchi per l'appunto, o una qualsiasi altra arte, deve venire coltivata, se fa parte della nostra natura, ovviamente. Io, ad esempio, hai parlato delle rune, ho fatto un percorso molto importante per me, era un percorso individuale di un paio d'anni, a me le rune hanno dato tantissimo, hanno fatto parte del mio percorso, però in questo momento, ad esempio, se qualcuno mi dovesse chiedere di canalizzare le rune, sì, guarda, lascia. Non è il momento, non mi trovo nel momento adatto per farlo, perché la nostra vita poi tra l'altro noi cambiamo continuamente, non siamo mai uguali a, cioè, ieri io ero un'altra persona, tu eri un'altra persona, tutti erano un'altra persona, la vita è mutamento perpetuo. Ancora Antonio ci chiede se le visioni ti hanno anticipato fenomeni che si sono poi manifestati nella tua vita, quindi se ci sono state delle premonizioni, o se i defunti possono, come dire, anticiparci, tra virgolette, divinare quello che potrebbe accaderci, magari per metterci in guardia, può accadere questo? Alcune volte in realtà sì, mi hanno fatto, ho avuto delle percezioni e, ahimè, devo dirlo, le volte in cui le ho avute era quando io avevo paura. La paura è l'opposto dell'amore. Quando io avevo paura di una situazione, quindi dentro di me c'erano degli ostacoli creati da me. Perché noi siamo così, siamo meravigliosi in questo. Quando io avevo degli sentivo degli ostacoli, a volte mi facevano vedere cosa sarebbe, dove sarei arrivata, cosa sarebbe successo o cosa mi sarebbe arrivato. E questa cosa credo che succeda a tutti, in modo diverso. Ognuno di noi è diverso, fortunatamente, grazie a Dio. Io credo in Dio, credo nell'universo, ok? Credo nei maestri e a ognuno di noi magari arrivano messaggi in modo diverso nella propria vita, ma questo è l'aiuto di cui tu parlavi prima, Fabio. L'aiuto che ci viene dato dai nostri cari è come a dire: oh, svegliati, guarda, vedi questa cosa qua, finisce così, basta che però modifichi la tua vibrazione, quello in cui stai credendo.
Perché tu stai credendo in qualcosa che ha una vibrazione molto bassa, la paura, il disastro, il fallimento, che anche il fallimento è un insegnamento meraviglioso. Non Beh, sempre certo. quando lo viviamo, almeno a me è successo le prime volte quando lo vivevo, porca miseria, cioè, insomma, uno fa anche un po' fatica, ma nella realtà dei fatti ci aiutano, ci È illuminano le insegnamento. cose. Sì. Ci fanno vedere come va se noi lasciamo andare le cose, se entriamo nel flusso. Sono meravigliosi, eh? Tu, Amnelis, come ti poni con, voglio dire, so che hai aiutato le persone, che fai dei consulti, ma come ti poni in questa tua attività? Cioè, una persona viene da te e ti chiede di parlare con un suo caro che è trapassato da poco. Come le rispondi? Cioè, rispondi a tutti nello stesso modo o cerchi di valutare caso per caso? Allora, intanto non funziona che qualcuno viene da me chiedendo di un defunto. La cosa che io chiedo normalmente è all'inizio, cioè se qualcuno ha delle domande mi va benissimo perché ci sta, però chiedo di tenerle alla fine perché io ho una testa e non voglio che il mio cervello subentri. Perché se tu Certo. mi dici qualcosa sul lavoro, immediatamente è ovvio che tu hai problemi sul lavoro e quindi potrei condizionarmi. E invece io, la persona che non la conos non conosco, non sapendo nulla, non posso condizionarmi di nulla. Quindi normalmente lascio parlare. Succede anche che arrivano esattamente i cari che la persona si aspettava. E succede anche che rispondano le domande che avevano, che magari tenevano per la fine. Ecco, questo è importante. Io adesso te lo sto chiedendo per mia curiosità personale e anche per spiegarlo ai nostri ascoltatori che magari non hanno mai avuto esperienze di questo genere. Cioè, è a tutti gli effetti una canalizzazione nella quale la psiche, l'ego del medium non può assolutamente entrare perché andrebbe ad inficiare l'intero procedimento, chiamiamolo così. Infatti io chiedo Quindi. sempre quando c'è qualcosa che non è chiaro di dirmelo, perché innanzitutto posso aver capito male io, perché a volte parlano, a volte mi fanno vedere delle immagini e posso capire male. E se proprio ho capito male io, loro si fermano, però a volte succede che magari io ho espresso male il concetto, le persone davanti a volte sono anche un po' agitate, sono un po' tese Beh, e quindi credo. magari non capi a volte danno ulteriori dettagli. È una cosa che io dico sempre: dimmelo, non tenerti che questa cosa non la capisci. Perché la persona deve uscire con il messaggio che è per lei, non perché io ho sbagliato una parola. Perché a volte mi succede, sai, di interpretare in modo non perfetto. E adesso le persone che ho davanti sono persone aperte con la mente perché altrimenti non sarebbe, però a volte in quel momento non sono così aperte perché sono lì, quindi dico non ti preoccupare, me lo dici e vediamo se vanno avanti a dare dettagli, vuol dire che io ho sbagliato una parola oppure magari tu non te lo ricordi oppure ci sono situazioni in cui mi dicono cose che la persona non sa e poi dopo un po' mi dicono sai che sono andata a chiedere ed era vero, cioè sono tantissimi fattori. Una volta mi ricordo che una signora mi dice: ti posso fare una domanda? Sì, dico, però un attimo perché sta parlando, un attimo. Quindi faccio parlare lo spirito e poi dico: dimmi. No, dice, le domande erano due, ok? Quali sono? No, lascia stare, ha già risposto. In questo sono, non lo so, io sono, a volte mi emoziono. No, beh, lo Cerco di credo. Deve essere anche difficile per una persona rendersi conto che non siete in due in quel momento. Cioè, sì. voglio dire,
È abbastanza, io personalmente non l'ho mai sperimentato e quindi non posso dire di conoscere una sensazione del genere, però riesco a immaginare come la consapevolezza di... Io sto parlando con te in questo momento e sono concentrato su di te, però se stessimo canalizzando appunto un'esperienza del genere, non saremmo in due e probabilmente io non me ne accorgerei. Ci sarebbe un consesso invece intorno a noi di persone che intervengono nella discussione e probabilmente mi sentirei anche, mi dispiacerebbe non poter interloquire con loro a quel punto, però come abbiamo detto non tutti possono sviluppare queste capacità. Poi io di solito non ricordo neanche niente, cioè alla fine non mi ricordo niente. E hai avuto anche esperienze negative? Beh, questo Antonio. vedo già che No, è ride. bellissima. Mi piace, Antonio, grazie. Allora, ti racconto di un'esperienza in particolare perché non è l'unica, ma è stata la prima in quel genere. È venuto, è arrivato, allora era venuta questa signora, poi ha portato la sorella. Me la ricordo molto bene perché è stato abbastanza all'inizio di quando ho ripreso, quando ho deciso di condividere questo dono con le persone. E era arrivato il padre di queste due signore. Solo che a parlare non era lui. Praticamente il padre era venuto a scusarsi e senti questa cosa è bellissima. Era venuto con, praticamente io lo chiamo un suo spirito guida perché non so come definirlo, non so che definizione dare. Era venuto con un suo spirito guida perché io avevo di fianco due persone e non capivo quale dei due fosse il padre. Poi ho descritto il padre ed effettivamente loro hanno risposto che era quello il padre. Quello di fianco era uno spirito guida che aveva avuto una esperienza simile nella sua vita terrena e stava accompagnando, preso per mano praticamente, come a volte noi esseri umani facciamo, quando qualcuno ha una difficoltà ci prendiamo per mano. Stava accompagnando lo spirito del padre in questo percorso ed era venuto a chiedere scusa e era lo spirito guida che stava parlando al posto del padre. Ah, ok. Io non ho idea, questa è la verità, se il padre non riuscisse a parlare o non avesse l'energia, perché cosa succede? Che praticamente io devo alzare, perché è buffo, loro hanno molta più energia di noi. Io devo alzare la descrizione che do di solito, che vabbè, è facile da capire, secondo me, è come se io fossi al piano terra e loro fossero al centesimo piano. Io devo salire da 0 a 10, ma loro da 100 devono scendere a 10. Certo. Ok, Deve esserci per un punto d'incontro tra due forme esatto. che di fatto non sono. Noi abbiamo ancora un corpo fisico, loro no, e di conseguenza occorre una giusta posizione, diciamo, di frequenze, mi sembra E di io non capire. so se il padre non fosse in grado di stare a quella frequenza o Ok. non potesse parlare. Non ne ho idea, devo dirti la verità. So che lui diceva che parlava, lui diceva parlo io per lui e chiedeva scusa di tutto quello che il padre, entrando nei dettagli, anche dolorosi, ma a volte mi chiedono com'è andata, non lo so, visto che piangeva. Quindi il piangere, quello che è fuori non è più dentro e ed è quello a volte che porta alla guarigione, il rompere alcune cose vecchie. Non possiamo definirla un'esperienza comunque del tutto negativa, mi sembra di No, no. comprendere, perché il fatto, come la interpreto io, il fatto che la persona non fosse in grado di comunicare
potrebbe essere spiegato dal fatto che non si era ancora evoluta abbastanza da riuscire a raggiungere la vibrazione giusta, la frequenza giusta per la quale comunicare, ma sappiamo che la vita sia qui, che sia la vita disincarnata, è continua evoluzione, quindi di fatto non la classificherei come un'esperienza negativa da entrambi i lati del velo, mi sembra di poter No, affermare. no, Però assolutamente no. la paura di esperienze negative è senz'altro presente in chi si approccia nel modo errato a queste Bravo, tematiche. stavo arrivando lì. Allora, secondo quello che io ho capito è che persone che hanno questo talento, il talento è anche, ti ripeto, fare il pane bene, fare il pane con amore, e però hanno questo talento da portare avanti, sono persone che siamo molto protetti. E questo non vuol dire che la mia vita sia meravigliosa, che a me va tutto bene, le mie difficoltà le ho avute anch'io, però in questo siamo molto protetti. Questo assolutamente sì, sono una persona comunissima come tutti gli esseri umani che ci sono sulla Terra, con le mie caratteristiche, tu hai le tue, ognuno di noi ha le proprie. Quindi sfatiamo per una volta per tutte questo falso mito, questa congettura che il contatto con gli spiriti disincarnati sia per forza qualcosa di pericoloso. No, è di fatto Allora, invece protettivo. può esserlo se non hai gli strumenti. È Ok. come se tu prendi un bambino di 3 anni che vuole guidare un camion, fantastico, gli dai un camion di plastica. Perché un bambino di 3 anni su un camion Però se gli dai un cambio vero, succede qualcosa di brutto in sostanza. Esatto. Però che cosa? Voglio dire, nella tua esperienza, hai mai sentito di persone che si sono approcciandosi nella maniera sbagliata a un contatto con i defunti, abbiano avuto delle esperienze sgradevoli o comunque negative in qualche modo? Sì. Sì, e solitamente sono persone, questo non è un giudizio, ma è un dato di fatto, che si approcciano in modo molto leggero, che hanno molta fretta, è un cammino che è lunghissimo. Io sto ancora facendo un percorso individuale, non più con le rune, ma con altro. Che si approcciano in modo molto Superficiale. sì. Poi la peggiore cosa che io ho sentito, che prendono come maestro internet, cioè. Allora, qui devo dire che sono totalmente d'accordo con te, però di fatto anche un libro letto nella maniera sbagliata può essere un cattivo strumento. Adesso non è che voglio tirare acqua a tutti i costi al mio mulino, però di fatto tutto quello che vendiamo, tutto quello che troviamo in internet sono strumenti che devono essere utilizzati nella maniera giusta. Tu hai fatto la giusta metafora del camion: se non lo sai guidare, è ovvio che ti schianterai e farai dei morti. Quindi le esperienze negative derivano semplicemente dalla mancanza di esperienza, di una corretta esperienza, se vogliamo. Nel voler fare qualcosa a tutti i costi che non senti. Ecco, quindi seguiamo qual è la nostra vera volontà, per usare una frase, un termine, una definizione famosa, e qual è la nostra vera natura prima di imbarcarci in esperimenti che di fatto possono risultare dannosi per il nostro spirito. È un po' quello che dicevamo prima, non lo so, a me piace tantissimo cucinare, faccio marmellate, faccio liquori, ma è una cosa che mi piace tantissimo. Se mi fai fare una torta, se vuoi una,
se vuoi che io porti la torta, è meglio che mi dici vai a comperarla, non la fare più. Perché le mie torte escono una cosa che quando le guardo mi viene la morte dentro e dico, in che senso? Cioè, ognuno di noi ha le proprie caratteristiche. Bene. Dobbiamo conoscerci. Soprattutto, certamente. Prima di conoscere quello che c'è al di là del velo, conosciamo noi stessi. Il primo viaggio che dobbiamo fare è quello dentro di noi. Io sono d'accordo. Ho avuto mia mamma, che cosa ho fatto i capelli, oddio? Ho avuto mia mamma come maestra per 8 anni e mezzo in questo, perché io fino a 8 anni e mezzo ho parlato con mia mamma e oggi posso dire che è stata la mia scuola. Sì. Ok? È come se tu prendessi un bambino e da 0 a 8 anni e mezzo insegnassi a questo bimbo a parlare arabo, ok? Poi lo riporti in Italia, il bambino magari dimentica, ma nel momento stesso in cui gli metti davanti di parlare arabo, di leggere in arabo, è una cosa che sicuramente ci mette meno tempo di me. Chiaramente, okay? Chiaramente. Quindi questo è il mio talento. Amneris, siamo in chiusura, però avrei altre due domande da parte dei nostri ascoltatori, alle quali magari se vuoi puoi rispondere un po' velocemente, chiedo scusa ma stiamo quasi finendo. Abbiamo Silly che ci chiede se puoi parlare, puoi dire qualcosa sugli angeli, grazie mille. Gli angeli sono, non so se... Allora, gli angeli sono la nostra, sono degli esseri non incarnati, che non si sono mai incarnati, che hanno però, io sto studiando Kabbalah, e questa cosa la sento molto mia. Allora, gli angeli hanno un compito, ogni angelo ha il proprio compito, ok? Chi della guarigione, chi... Io ad esempio sono maestri ascesi, comunque ci proteggono e ci aiutano, ok? Comunico col mio, okay. Mi è successo solo in due casi di vedere un'energia molto forte dietro a due in due circostanze diverse, e queste persone avevano un problema particolare. Necessitava l'intervento di un'entità, esatto, diciamo, superiore all'uomo e superiore anche a quella di un uomo disincarnato. Sono lì per noi comunque. Ecco, sono aiuti, come dire, ulteriori di un livello ovviamente superiore. E per quanto riguarda, come chiede nuovamente Antonio, se puoi controllare la visione, cioè se sei impegnata a fare altro, come fai a continuare le incombenze nella tua vita quotidiana? Però io credo che siano contemporanee le due cose, non voglio rispondere per te. Allora, Antonio, le tue domande sono... è una bellissima domanda. Io quando mi occupo di me, mi occupo di me. Quando mi metto a servizio, mi metto a servizio. Ok, quindi sono ben separate invece le due. Sì. Se okay. Sei completamente sempre aperta, hai lì il mondo dello spirito H24 e rischi, io voglio rimanere con i piedi per terra, io ho la mia vita che voglio vivere, per me è importante vivere la mia vita, ok? Io sono a servizio quando mi metto a servizio. Certo, sto preparando la marmellata e sento qualche cosa, però... È una cosa che normalmente quando mi occupo di me, mi occupo di me. Ok, non, anche questo non può esserci un sovraccaricamento, diciamo, di informazioni da parte del mondo dell'aldilà. Deve esserci un giusto equilibrio tra la nostra vita terrena e appunto il servizio che tu spontaneamente, aggiungo, offri. Sara invece ci chiede se ti è mai capitato di canalizzare esperienze di esseri oscuri e se sì, come ti sei comportata.
Beh, a volte succede di sentire energie negative, non so, energie basse, di bassa vibrazione. Allora, tieni presente che il buio non esiste, esiste solo la mancanza di luce. Questa è fisica. Il freddo non esiste, esiste solo la mancanza di caldo, di calore. E ci sono vibrazioni basse, semplicemente mi proteggo. Mi proteggo, mi proteggo immaginando luce intorno a me. Ok, Mi quindi proteggo semplicemente immaginando luce intorno a me. Abbiamo tutti il potere di farlo, eh? Solo dando da mangiare a queste vibrazioni basse, ci contorniamo di queste vibrazioni basse. le nutriamo di fatto, ma se Infatti. innalziamo la nostra vibrazione, va da sé che la luce disperde le tenebre, e questo Esatto, perché è il un buio dato di esiste. esatto. Grazie a te Sara per le tue domande, grazie ad Antonio e a tutti quelli che ci Grazie. hanno. Vedo che l'argomento interessa moltissimo i nostri ascoltatori. Siamo comunque giunti in chiusura, Nelis, quindi io ti devo innanzitutto ringraziare per averci fatto partecipi delle tue esperienze, delle tue capacità e anche e soprattutto vorrei sottolineare di aver specificato alcune questioni che sono sempre state controverse in questo ambito, quindi vorrei ringraziarti anche di questa. Grazie a te per questo invito, è stato per me veramente bellissimo. Ciao Anetta, grazie, ciao Eli. Stanno salutando tutti, Anetta l'ho grazie. conosciuta in Polonia, a Cracovia, è stato un incontro pazzesco Ecco. per quello che sta scrivendo. Vedo, Eli, grazie ad Eli, a Sara, ad Antonio, a tutti coloro che ci hanno seguiti con molto interesse, a Giusy, adesso lo libero, a Graziella e a tutti quanti. Bene, ragazzi, io vi saluto. Amneris, ti ringrazio ancora, grazie per essere stata con noi alla Libreria di Sigillo, ti siamo veramente grati e naturalmente speriamo di poter collaborare nuovamente. C'è sicuramente, certo. D'accordo. Grazie ancora, grazie di tutto. Grazie a te, grazie a tutti, buona serata. Grazie anche per le domande. Ciao. Ciao.